Di questi tempi molti cercano di battere il sistema. Chi tra passeggiate estreme con il cane, che ormai non sa più cosa tirare fuori, e spese che si fanno ogni due giorni solo per prendere un po' di aria fresca, ce n'è davvero di ogni genere di persona. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica piena di cose strambe, speriamo divertenti, che vi aiutino a passare la giornata. Alcuni di questi potrebbero essere anche dei life hack da usare a vostro vantaggio. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiale, siete seduti o sdraiati, o una mezza via, quindi sedurraiati, partiamo. Numero 15. Grazie ai social è possibile diffondere immagini, foto, video, senza ritegno, ovunque, in modo illimitato per farci conoscere e anche ammirare. Non ricordo bene quando, ma tanti anni fa era cominciata la moda del «mettimi un voto da 1 a 10», dove uno voleva dire «ma per quale motivo seguo sto qua ai 10? Wow, che bonazzo o bonazza!». Ad oggi questa tattica la usano in pochi perché i troll su internet sono fin troppi, e quando parte uno a dare voti bassi, l'altro segue a ruota. Per questo motivo questo ragazzo ha trovato un'idea ingegnosa per battere il sistema. Prima ha scritto «volete vedere un trucco magico? Commentate con uno tra questi numeri, 8, 9 o 10». Poi, in modo molto furtivo, ha scritto, grazie alla funzione modifica, «ditemi quanto sono sexy da 1 a 10» e scommetto che in molti si sono dimenticati perfino di aver commentato. Ma sapete la cosa che mi sorprende di più? Quella che ha attirato il mio sguardo? Qualcuno ha veramente scritto 7. Cioè, cosa c'era di difficile da capire? Ha sul serio messo 7. Numero 14. Da piccoli avevamo moltissime regole, non mangiare cioccolata prima di cena, lavarsi sempre i denti. E la peggiore di tutte le regole, non fare la Battista bomba a tua sorella. Cioè, io mi alleno ogni giorno e ogni notte nella mia mente dopo aver guardato un incontro di wrestling per riuscire ad eseguire la mossa perfettamente e mia mamma mi impedisce di farla su mia sorella. Scusate, questa è un'altra storia. Comunque a questo bambino è stato vietato di portare il cibo in salotto e gli strumenti elettronici come tablet o smartphone in cucina. Quindi ha deciso di fare le sue azioni illegali nella linea di confine, un vero cibo trafficante americano. Penso la madre e il padre abbiano bisogno di un avvocato per riuscire a vincere contro questo piccoletto troppo furbo. Numero 13. Negli Stati Uniti, e immagino anche da noi, esistono college e università con dormitori in cui non è permesso il miscuglio tra maschi e femmine. Si sa mai cosa potrebbe succedere. Quindi i dormitori sono separati e ovviamente le coppie non possono vedersi l'uno nel dormitorio dell'altro, quindi in una scuola in un luogo non specificato dall'utente, gli studenti dopo anni di ragionamenti, calcoli e prove virtuali hanno capito come fare per godersi la serata film insieme alla loro dolce metà. Semplicemente così. La regola principale dice che dentro i dormitori non si può stare tra sessi opposti, ma niente lo vieta all'esterno. Quando uno dei sorveglianti l'ha riferito al preside, beh, non è successo niente perché non poteva dire nulla. Bel lavoro, spero sia valsa la pena e che la loro relazione duri abbastanza per raccontarlo ai figli. Numero 12. Durante le sessioni più intense di gaming tra una bevuta e l'altra di energy drink, a volte mi ritrovo con un problema molto grosso da affrontare. Il gatto, che puntualmente nel momento decisivo della partita viene a prendersi delle coccole senza permesso, mentre fino a qualche minuto fa ero completamente libero, non voleva manco farsi toccare e sfiorare, per quanto gli facevo schifo. Molti gamer ogni anno subiscono abusi pucciosi dai loro gatti, ma questo ragazzo ha trovato il sistema per continuare a giocare lo stesso e utilizzare il mouse. Ricordatevi che sono molto flessibili e morbidi. Quindi con lo stratagemma giusto è possibile anche scaldare il braccio in inverno. Comunque non so voi, ma a me sembra che gli abbia tipo tirato un pugno devastante e perforato il pancino. Ok, ho visto troppi anime. Numero 11. Vi ricordate per caso che qualche tempo fa avevano cominciato ad applicare la legge che vieta a New York di portare i cani nelle metro? Se non sono dentro una borsa, c'è chi si è arreso e quindi ha dovuto lasciare il cane a casa o prendere strade alternative o addirittura comprare una macchina per muoversi. Chi invece ha deciso di ricorrere a rimedi estremi, comprarsi una tracolla gigante e ficcarci qualunque taglia di cane. Bel lavoro, credo. Boh, ditemi voi. Numero 10. Molte volte le persone adorano invadere il campo durante le partite di calcio, specialmente andarci senza vestiti è il sogno di molti e mi chiedo come mai. Per quei pochi secondi di gloria si rischiano addirittura 7.000 euro di multa e nel caso pure una bella detenzione. Eppure al pubblico sembra piacere, a volte. La maggior parte delle volte i fuggitivi vengono catturati o dai giocatori o dalla sicurezza. Altri invece, dopo incredibili e spericolate azioni, riescono a sfuggire al braccio della legge. Come quest'uomo che è stato pure aiutato dal pubblico verso la fine.
La fortuna stavolta era dalla sua, ma la prossima non penso gli andrà così bene. Numero 9. Le scuole più prestigiose spesso e volentieri hanno un dress code severissimo, ma non solo. Pure quelle meno costose pubbliche, come in Giappone o in Inghilterra anche. Avere gli stessi vestiti significa per molti meno bullismo e discriminazione. Quindi, boh, mi sembra una bella cosa. Però c'è sempre una piccola scappatoia da poter usare. Eh sì, le menti più furbe possono trovare idee così ingegnose che nemmeno alla NASA. Questo ragazzo, per esempio, frequenta una scuola in cui è vietato indossare qualunque cosa sia diversa dalle camicie e le giacche eleganti scolastiche. Ma il giubbino e il cappotto sono a scelta libera. Si può indossare qualunque cosa sopra in inverno per proteggersi dal freddo e giustamente ha voluto sbizzarrirsi. Penso che dopo questo aggiungeranno un piccolo post scriptum sotto la regola dei vestiti del tipo PS niente cappotti da orsi. Numero 8. Come dicevo, io ho dei gatti a casa. Per quanto mi snobbino e mi cerchino solo per il cibo, li amo con tutto il cuore. Ma se dovessi adottare un altro animale prenderei di sicuro un cane. Diciamo che di tanto in tanto vorrei un po' di affetto anch'io e che cavolo. I miei gatti sembrano la mia ragazza, a volte non mi va di avere tre ragazze. I cani amano con tutto il cuore il loro padrone. Se vengono ovviamente trattati bene, e questo vale anche per il padrone, quindi non si potrebbero separare nemmeno a pagamento. Una prova per esempio è questo ragazzo. La sua fidanzata gli ha detto che non voleva il cane nel letto matrimoniale, quindi lui giustamente si è messo per terra con le coperte accanto all'animaletto. Piuttosto che dormirci senza, ha preferito andare a terra con lui, e sto già cercando le medaglie da dargli per la stima. Numero 7. La Volcom è un'azienda di abbigliamento con sede in California, si occupa più che altro di abbigliamento sportivo e ogni anno tiene una sfilata per mostrare i suoi nuovi capi facendo le solite presentazioni, eccetera. Ma la sicurezza non è proprio il top, non essendo una di quelle sfilate costose e prestigiose nemmeno ci sono controlli severi. Per questo un ragazzo è riuscito a infiltrarsi legandosi semplicemente uno scontrino della macelleria sul polso, spacciandolo per un accessorio nuovo che deve essere presentato con la sfilata. Le guardie ci hanno davvero creduto facendolo passare. Sapevano anche loro che la moda a volte è molto stramba. Pure una persona vestita da lampada potrebbe entrare in una sfilata tra un po'. Numero 6. Dopo molti anni, in Iran sono cambiate delle regole che vietavano alle donne di assistere alle partite di calcio in uno stadio. Ma prima la situazione era anche abbastanza strana. Le donne non potevano nemmeno mettere un pollice dentro un campo. Per questo motivo, in questa foto ci sono 5 ragazze travestite da uomini, con barba finta, baffi e parrucchini. Erano riuscite così a entrare e godersi un match senza che nessuno le sgamasse. Numero 5. Tanti di noi si sono sentiti dire almeno una volta dalla mamma: esci a giocare fuori invece di stare in casa, e questo bambino ha avuto il coraggio di farlo ma a modo suo. Ehi, la madre non aveva specificato in che modo doveva andare fuori, con o senza un apparecchio elettronico per intrattenersi. Numero 4. Sembra assurdo, ma le storie raccontate nel video sono proprio vere, come quella di questo ragazzo. A prima vista sembra un normalissimo essere umano con indosso un completo, o no? Beh, diciamo che non è proprio così. È stato assunto da un'azienda abbastanza importante, che però gli ha chiesto una foto in completo elegante da aggiungere alla pagina internet. E non avendo una gran voglia di farne una, ha deciso giustamente di photoshopparsi. E ci sono cascati tutti finché non ha svelato il tutto sulla sua pagina Facebook, e poi boh, chissà se l'hanno licenziato o meno. Numero 3. Mamma e papà possono preoccuparsi davvero tanto per i loro figli, ma quando superano una certa età è giusto lasciarli il loro spazio. Eppure alcuni genitori li spiano con le telecamere per vedere cosa fanno in casa. In questo caso però un ragazzo ha orientato la telecamera verso una foto in bianco e nero del loro salotto, per ingannare tutti e fare chissà cosa di nascosto. Numero 2. In quest'altro caso il cartello vieta le bici, i pattini a rotelle, gli skateboard e gli scooter, quindi l'uomo ha trovato un'idea geniale per fregare il sistema. Non so come sia finita alla fine, se qualcuno l'ha catturato o altro, ma molte domande sono rimaste nella mia mente. Perché in quella zona ci sono tutti quei divieti? Cosa diavolo è successo? Poi, dove cavolo ha trovato quel monociclo il tizio? L'ha trovato in un circo? L'ha fabbricato lui? O li vendono online? Di questi tempi, in effetti, online puoi trovare davvero di tutto. Numero 1. Rimanendo per un'ultima volta in tema scuola, finiamo con una cosa davvero epica. Come dicevo prima, in alcune c'è un dress code molto severo.
In quella di questi studenti i maschi non possono mettersi dei pantaloncini in estate, anche se ci sono 40 gradi, e giustamente loro hanno rimediato indossando delle gonne. Nessuna regola vieta di indossarle anche se si è del sesso opposto o no. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto e volete un'altra serie così, mettete un bel mi piace e iscrivetevi attivando quella strana campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. Di questi tempi, in effetti, online puoi trovare...